Ciao, buongiorno. Fantino. Belisario. Sì, c'è, certo. Belisario. Sì. Benassi. Presente. Caccamo. Presente. Carlone. Non c'è. Vabbè, ma tanto lo mettiamo dopo. Carrus. Cerquoni. Presente. Ciancio. Sì. Cofano. Sì. Coia. Presente. Giuliano. Gugliotta. La Daga. Sì. Lancia. Presente. La Notte. No, andate al bar. Lelli. Lenci. Presente. Lozzi. Presente. Matronola. Presente. Poli. Presente. Stelitano. No. Ah, eccolo. Tredicine. Sì, sì, sì. Tutino. Presente. Villa. Okay. Vitrotti. Allora, sono presenti 21 consiglieri, 3 assenti più la Presidente, la consigliera Carso assente giustificata, quindi il consiglio è regolarmente aperto. Volevo comunicare che sono pervenuti alla Presidenza 3 ordini del giorno, di cui 2 collegati alla delibera 55. Adesso stanno facendo le fotocopie, verranno distribuite. Uno alla delibera 45, cioè quello sulla Tari, e un emendamento a firma dei consiglieri Lozzi e Coia sulla delibera 55, quella sul bilancio. Allora, siamo pronti con gli altri? No, allora, sospendiamo 10 minuti il consiglio, poi riprendiamo. Riprendiamo il consiglio. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Scusate. Nomino quali scrutatori i consiglieri Caccamo, Benassi, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non comunicata alla Presidenza. Grazie. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta 45/2014. Approvazione del regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti Tari. Su questo parere, su questa proposta di delibera, c'è un ordine del giorno firma del consigliere Poli, presidente della prima commissione. Allora, il percorso è: facciamo la discussione su questa proposta, finita la discussione si illustra l'ordine del giorno, e poi si mette in votazione l'ordine del giorno e poi la delibera 45 nel suo complesso. A meno che la Giunta non decide di fare proprio l'ordine del giorno e quindi poi non si mette in votazione. Allora, chi è che... Se è un ordine del giorno, se la Giunta lo fa proprio come raccomandazione, non si mette in votazione. Può essere... Allora, chi è che illustra? Consigliere Poli, prego.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, Presidente Fantino, Vicepresidente Morge, assessori tutti. Iniziamo la discussione dei provvedimenti collegati al bilancio di previsione 2014 che oggi andremo ad esaminare nel dettaglio con la disamina della 45esima proposta recante l'approvazione del regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti tari. La proposta di deliberazione reca come parte integrante il nuovo regolamento per la disciplina della tassa e rispetto alla deliberazione dello scorso mese di novembre il regolamento si differenzia perché con l'introduzione della nuova legge 27 dicembre 2013 numero 147, in particolare l'articolo 1,639, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale IUC che a sua volta è articolata in due fasce, una riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili della TASI, che l'altro anno invece era accorpata alla TARI, e sulla tassa sui rifiuti destinata a finanziare il sistema di raccolta e smaltimento e raccolta dei rifiuti. Quindi dal 1 gennaio 2014 quella che l'altro anno era la tariffa, quest'anno è diventata tassa, quindi per in forza ad una legge nazionale, e la Giunta Capitolina nella sua proposta di deliberazione ha adattato il regolamento a questa innovazione legislativa. La Commissione ha dato parere favorevole sul regolamento pur formulando alcune osservazioni, anche considerando che i coefficienti e le tabelle, quindi la suddivisione in categorie di utenze e la categoria della tariffa rispetto allo scorso anno è rimasta invariata. Per cui il regolamento al 90% è similare, se non identico, a quello dello scorso anno, con alcune appunto differenziazioni per queste innovazioni introdotte. La Commissione si è soffermata sul regolamento formulando alcune osservazioni che sono riportate nella bozza di delibera che è stata licenziata ieri dopo l'esame, che prevedono due semplici inserimenti di terminologie che potrebbero sembrare superficiali, ma che la Commissione ha ritenuto di particolare valore. In particolare all'articolo 4,4, quello è praticamente il comma che parla della mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti o l'interruzione temporanea, non comportano esonero del pagamento della tassa. Insieme agli altri colleghi abbiamo rilevato invece che all'articolo 12 è previsto invece un sistema insomma, di agevolazione e di abbattimento. Articolo 15. All'articolo 15, per cui i due articoli sono sembrati confliggenti nella loro previsione, per cui abbiamo deciso insieme di inserire le parole per fatti non dipendenti dal gestore del servizio, quindi i cittadini non possono essere esentati dal pagamento della tassa, ovviamente se la colpa non è del gestore, perché in questo caso rientra nella casistica prevista dall'articolo 15 che prevede una serie di riduzioni che vanno fino all'80% della corresponsione della tassa. Altra osservazione che è stata formulata riguarda l'articolo 8, il comma 2, la lettera F, con l'inserimento del termine esclusivamente allorquando parliamo delle esenzioni per i luoghi di culto e relative pertinenze, proprio per rafforzare
per rafforzare il concetto che già era chiaro, ma insomma era rafforzarlo in maniera lapidaria, che solo i luoghi di culto possano usufruire dell'agevolazione e non quindi le altre tipi di abitazioni. Quindi, da questo punto di vista la discussione in commissione poi è stata piuttosto serena. Su tutti gli altri articoli è stato verificato che non ci sono discostamenti significativi rispetto a quanto deciso lo scorso anno, per cui l'espressione della commissione è stata favorevole con queste osservazioni che ho appena citato, sulla proposta di deliberazione che oggi è all'attenzione del Consiglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Prego, Presidente. Grazie, Presidente. Consiglieri. Il microfono. No, allora, rispetto all'intervento del Presidente della Commissione, mi preme rilevare un dato che penso che sia utile alla valutazione di questa delibera e alla necessità che nell'ottica, nel processo di raccolta differenziata dei rifiuti, si possa arrivare come municipio a una pratica premiante nei confronti dei cittadini che questa differenziata o comunque che questo sforzo fanno o intendono fare. Allora, da questo punto di vista ritengo che questa proposta di ordine del giorno vada nel senso di sollecitare l'amministrazione capitolina ad integrare questo municipio nei municipi dove la raccolta differenziata porta a porta è già in atto, proprio per permettere una articolazione, un'applicazione di quelle che possono già essere oggi nell'articolato della proposta di regolamento e delle differenziazioni che tendono appunto a premiare questa pratica. Io credo che, tra l'altro, il Presidente di Commissione ha già illustrato alcuni piccoli ma significativi emendamenti che sono stati proposti dalla Giunta e accolti dalla Commissione, perché nel suo complesso il regolamento non fa altro, diciamo, che regolamentare alcuni aspetti importanti. Io credo che oltre ai presupposti della tassa, in cui si specifica bene l'emendamento che abbiamo aggiunto dopo l'interruzione temporanea, è importante soprattutto perché definisce meglio quella che è a che cosa è rivolto, a che cosa è dedicato. Però invece ritengo che nell'articolo 16, che riguarda le agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti, ci sia la parte più significativa e più importante di questo regolamento, perché proprio va incontro a quello che noi, insomma, nei due municipi, ricordiamocelo che abbiamo già partecipato sia l'ex nono che l'ex decimo a un processo, chiamiamolo così, sperimentale, che benché sia andato male dal punto di vista del risultato, perché ovviamente mal organizzato e soprattutto non idoneo, non adeguato, insomma, alla finalità, devo dire che ha sì però messo in evidenza la buona disposizione dei nostri concittadini a partecipare alla raccolta differenziata anche in casi come questi, che non era organizzata per andare incontro a questa buona disponibilità. Allora, io credo che la proposta, l'ordine del giorno, possa essere accolta dalla nostra giunta, perché sta tutta dentro la nostra impostazione, e tra l'altro sta tutta dentro quello che già abbiamo avviato con il presidente dell'AMA. Credo che nel consiglio precedente o due consigli fa l'avevo illustrato, ed era l'avvio di un tavolo tecnico fra l'AMA
e il municipio propedeutico non solo a poter organizzare quello che io ho chiamato il piano B, in attesa che il municipio venga incluso nei municipi che svolgono la raccolta differenziata, ma anche a poter affrontare le criticità che già oggi noi abbiamo segnalato. Allora, questo tavolo tecnico sarà per noi fondamentale anche per lavorare e prepararci all'inclusione del settimo municipio fra i municipi che faranno la raccolta differenziata. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Allora, è in corso la discussione generale, quindi chi è che vuole intervenire? Consigliere Coia, prego. Non stavo parlando dell'ordine del giorno, della proposta. Sì, sulla DAI. Allora, in merito alla proposta, ritengo un pochino fuorviante il confronto tra la proposta 45 che stiamo esaminando e poi la 55 che richiama tutte le altre nel bilancio, perché qui si parla di non aumento della tariffa, invece a pagina 8 della proposta 55 che si è scritto che è stato approvato da parte di AMA il piano finanziario per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 8 del DPR, che comporterà un aumento della tassa di rifiuto tari rispetto al 2013 al netto di IVA di 38,9 milioni di euro. E quindi ecco, volevo puntualizzare che un aumento ci sarà, anche in questo caso probabilmente non è connesso al regolamento ma a qualcos'altro che AMA può fare direttamente. E volevo portarlo alla vostra attenzione. Secondo punto di riflessione è che secondo me per la differenziata si può fare di più. Esiste nell'articolo Eh, 18, agevolazioni per raccolta differenziata, delle agevolazioni per la riduzione della parte variabile della tassa, ma secondo me non è abbastanza. Allora, intanto ci sono dei vincoli temporali molto stretti nel comma 3, dove si parla di presentare dal 1 ottobre al 30 novembre la dichiarazione per il compostaggio domestico, mentre non vedo perché uno lo possa fare in qualunque momento dell'anno. Se vogliamo agevolare non dobbiamo creare un vincolo. Inoltre ritengo che sia molto più corretto, bisogna quantificarla questa cosa, perché non è che dice io la faccio il compostaggio, ho lì il mio dispositivo raccoglitore per creare il compost, ne faccio un chilo, mi riduci 10 euro, ne faccio 1000 chili e ne riduci 10 euro, quindi forse va anche quantificata questa cosa. Secondo me però, ritornando appunto al discorso di prima, più che creare delle agevolazioni, bisogna ridurre le tariffe per chi fa il compostaggio domestico, quindi il luogo dove è meglio posizionare questa cosa non è nell'articolo 16, ma nell'articolo 15, con opportune riduzioni tariffarie per chi fa il compostaggio domestico o collettivo. Tutto qui. Grazie consigliere Coia, altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Per mettere in rilievo alcuni punti e l'importanza di alcuni punti usciti in commissione, già ben esposti dal consigliere Poli, ma mi preme anche rilevare alcune ragioni delle osservazioni fatte dalla commissione, ovvero anzitutto si tende a, per quelli che sono i poteri del municipio, a rendere l'AMA responsabile di eventuali disservizi da essa stessa procurati, e questo nel regolamento non era affatto chiaro. E il secondo aspetto, per l'avverbio relativo ai luoghi di culto, l'avverbio esclusivamente, questo ha una certa importanza perché lo abbiamo ritrovato per la seconda volta, avveniva anche nel regolamento dello scorso anno. Che cosa accade? Che erano esclusi dalla tassa i luoghi dedicati al culto e pertinenze, e anche in questo caso sono esclusi dalla tassa. Tuttavia mancava e manca un avverbio che delimiti precisamente che
sono esclusi dalla tassa i luoghi dedicati esclusivamente al culto, in maniera tale da non andare a favorire la concorrenza sleale di alberghi, alberghetti e servizi vari connessi a luoghi di culto che possono rischiare di inquinare il mercato dei servizi e attuare una concorrenza sleale nei confronti degli altri cittadini. È un aspetto che mi preme rilevare, è stato bene accolto dalla generalità dei commissari e ben compreso da tutti quelli che avessero o meno una forte sensibilità religiosa e legata comunque agli ambienti esentati da questa tassa. Quindi questo mi pare un aspetto importante di responsabilità civile e civica, così come è stato un atto di responsabilità civile e civica da parte di chi parla in questo caso me, accettare e rilevare anche l'importanza del fatto che non siano più esentati gli asili nido per il semplice fatto che insieme agli asili nido sarebbero stati esentati tutta una serie di altre strutture che avrebbero tolto tantissime risorse finanziarie all'amministrazione. Sapete quanto mi prema il tema degli asili e dell'educazione e in questo ambito ritengo che anche questo passo vada messo in rilievo, perché bisogna ragionare bene come e chi e quando esentare da certe tassazioni, o che riguardi per l'appunto gli asili nido privati o comunali e le scuole, o che riguardi gli ambienti di culto. Grazie. Vai. Grazie consigliere Tutino. Altri interventi? Ciancio. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. No, io volevo intanto capire bene il collegamento dell'ordine del giorno alla delibera, alla proposta dello schema di deliberazione, quindi chiederei cortesemente se si può fare una sospensione di 5 minuti per capire il percorso, per capire come possa essere già stato sposato e se ha bisogno di essere votato oppure meno l'ordine del giorno collegato alla presente schema di deliberazione. Quindi chiedo 5 minuti di sospensione, grazie. Non ho capito, consigliere Cianci, 5 minuti di sospensione per? Per chiarire, per avere chiarimenti in merito all'ordine del giorno. Però stiamo facendo ancora la discussione, cioè, appena arriviamo all'ordine del giorno. Ma siccome un collegamento rispetto a... Però non siamo ancora all'ordine del giorno, siamo ancora alla discussione generale. Ma se le votiamo contestualmente tutte e due non ci sarà, allora, poi non va in votazione. Non finiamo la discussione generale e poi passiamo all'ordine del giorno. No, mi devi far capire se votiamo insieme. No, si votano separatamente. Ma l'ha illustrato l'ordine? No, non l'ha illustrato, allora, l'ordine del giorno. E il consigliere Poli, firmatario dell'ordine del giorno, non l'ha ancora illustrato. Sì, ma volevamo capire se votando la delibera noi votiamo collegato ordine prima del si giorno vota l'ordine del giorno, poi si vota la delibera. Non ho capito, ha ridetto l'opposto, Presidente. No. Allora, siamo nella discussione generale sulla delibera. Finita la discussione generale, si presenta l'ordine del giorno. Si apre la discussione sull'ordine del giorno, si vota se è il caso l'ordine del giorno. Non è così. Ma, se viene assunto dalla Presidenza è chiaro che non viene votato. Però ancora non siamo all'ordine del giorno, siamo ancora alla discussione generale. Presidente. Consigliere Ciancio, siamo alla discussione generale. Ma io le chiedo una sospensione comunque di 5 minuti per avere chiarimenti puntuali rispetto. Fine, per riunire il gruppo e per avere chiarimenti in merito, grazie. Si può chiedere 5 minuti di sospensione, Presidente? Non ho capito, allora stiamo parlando sulla discussione. Grazie Presidente. Vabbè, allora
Se non ci sono osservazioni dagli altri capigruppo, sospendo 5 minuti il consiglio. Grazie. Su richiesta del gruppo PD. Prego. Stavamo ancora nella discussione generale sul corpo della delibera. Allora, ci sono altri interventi? Presidente. Sul corpo della delibera? Consigliere Ciancio. Sì, grazie. Era già intervenuta però, consigliere Ciancio. Sì. Vabbè, sul corpo della delibera, non sull'ordine del giorno, prego. Guardi, sul corpo della delibera nessuna questione in merito, però noi dobbiamo dirla tutta, Presidente, per cui se nel corpo della delibera viene sposato integralmente l'ordine del giorno in cui il PD non si trova d'accordo, perché il gioco è fatto, la Giunta sposa l'ordine del giorno per cui poi non verrà votato. Quindi io ribadisco che la discussione che stiamo affrontando adesso sulla delibera deve essere conclusa nel senso che l'ordine del giorno dovrà essere votato a parte, non può essere inglobato, sposato dalla Giunta, per cui poi ci priva del fatto che potrà essere votato in aula. Di questo si tratta, Presidente. Quindi nulla. No, non si voterà più a parte quando avremmo votato questa delibera e la Giunta avrà fatto suo, attraverso la Presidente o qualsiasi membro della Giunta, l'ordine collegato. Quindi noi non voteremo più dopo l'ordine del giorno. Siccome il PD, rispetto a questo ordine del giorno in cui ha posizioni diverse, non riteniamo di sposarlo e di votarlo, se dovremmo votarlo separatamente. Quindi o facciamo l'inversione come si fa in Campidoglio, prima l'ordine del giorno e poi la delibera, oppure ci trova in grosso disappunto. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Ciancio. Allora, altri interventi sul corpo della delibera? Non ci sono. Allora, passiamo alla illustrazione dell'ordine del giorno. Consigliere Poli, prego. Sì, Presidente, volevo cortesemente attendere però l'arrivo della Giunta, che si sono allontanati un attimo, se è possibile. Ecco, sospendiamo il Consiglio 5 minuti. Grazie, Presidente. Allora, l'ordine del giorno, permetto che su sollecitazione dei commissari che nel corso dell'esame del regolamento hanno rilevato la necessità di sensibilizzare attraverso la Presidente l'amministrazione capitolina, in particolare l'assessore capitolino, sul quanto avevamo già delineato con la nostra risoluzione di gennaio scorso, per cui sulla scorta dell'illustrazione che ha fatto la Presidente, che ha sulla scorta dell'illustrazione che ha poco fa fatto la Presidente, che ha mi ha comunicato insomma, che la Giunta lo fa proprio, io ritiro il testo, che ovviamente permane come raccomandazione, pregando insomma gli uffici di tenerne traccia a verbale, compreso il testo che peraltro è stato licenziato ieri dalla Commissione, anche se a maggioranza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione sull'ordine del giorno. Allora, chi vuole... quindi l'ordine del giorno è ritirato, quindi consigliere Poli, scusi un attimo,
Scusate un attimo, perché prego, allora, prego Presidente. Questo ordine del giorno viene ritirato perché la Giunta. Perché la Giunta lo assume, come raccomandazione, e quindi considerando che c'è assonanza con quello che è stato deciso in commissione e con quello che ci ha comunicato la Presidente. Però se la Giunta l'ha assunto come raccomandazione, la discussione non si interrompe. Certo. Quindi la discussione sull'ordine del giorno può andare avanti. È stato ritirato, non ha senso. Se la giunta conferma, io non ho problemi. Allora, adesso è chiaro, lo devo ripetere quello che avevo già detto prima nell'intervento, che la giunta decide di assumere l'ordine del giorno e la raccomandazione, chiaramente. Grazie. Allora, passiamo adesso alla dichiarazione di voto. Alla dichiarazione di voto sulla delibera. Allora, ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera? Sulla delibera numero 45. Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Consigliere Giuliano, prego. Allora, visto che quando ci sono insomma questi momenti di bilancio comunale, municipale, eccetera, e c'è fermento, se nella confusione si è capito bene che la proposta dell'ordine del giorno fatto dal consigliere Poli sia stato comunque recepito dalla Giunta e quindi parte integrante della delibera che dovrà essere votata. Signor Giuliano, non è parte integrante della delibera, è una semplice raccomandazione. Non fa parte della delibera. Non fa parte della delibera, quindi se non fa parte della delibera e io volevo votare quella raccomandazione, dove finì qua la raccomandazione? No, non è in votazione l'ordine del giorno, consigliere Giuliano, stiamo facendo dichiarazione di voto sulla delibera, non c'è più l'ordine del giorno. Ho capito, ma parlava sempre da 45 su Atari, no? È ovvio, mica stava a parlare del bar, stava a parlare sempre di quello stesso argomento. Quindi vedete com'è la confusione che poi regna, no? Comunque, per quello che riguarda la situazione, io volevo fare l'intervento dicendo che siamo contrari ovviamente a questa delibera, perché per quanto riguarda la tariffa e per quanto riguarda il problema dei rifiuti, perché comunque da anni che non viene risolto questo problema, non è una colpa odierna o del giorno precedente, ma di un periodo di qualche anno che non trova soluzioni. Quindi io mi preoccuperei, votando in modo quindi contrario, e la mia preoccupazione è quella di poter comunque segnalare la difficoltà, partendo dal nostro municipio, quindi nel momento di bilancio e nel momento della tariffa, di mettere in evidenza la difficoltà a Roma Capitale che questo andamento non può continuare, cioè avere questa situazione sui nostri territori e quindi anche il fatto di anticipare per quanto ci riguarda l'entrata in vigore della differenziata sul nostro territorio, secondo me nel nostro piccolo è la cosa fondamentale che dobbiamo fare, perché significa dare perlomeno un'attenzione ai nostri concittadini che stiamo tentando di mettere questo municipio, che è il più grande di Roma, nella condizione di essere uguale agli altri. Se noi non facciamo questo, e quindi mi auguro che il nostro municipio nel comune di Roma si possa far sentire da questo punto di vista, è importante cercare di avere questa differenziata che perlomeno possa mettere le condizioni di affrontare il problema della nettezza urbana e dei rifiuti in un modo intelligente, se no, come stiamo vedendo anche in questi giorni, continueremo ad essere il municipio spazzatura, in quanto chi ci confina già ha in funzione questo, che non dico che va benissimo anche dall'altra parte, ma perlomeno la strada è stata intrapresa. Quindi mi auguro che tramite il bilancio, perché se no non avrebbe neanche senso che noi stiamo qui a votare niente, tramite il bilancio si metta in evidenza
verso Roma Capitale, quindi la necessità di un'azione forte su questo municipio per quanto riguarda i rifiuti. Grazie consigliere Giuliano. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrondo, la prego. Io purtroppo mi devo associare a consigliere Giuliano, perché già tempo addietro è stata votata una risoluzione che impegnava il Presidente sulla raccolta differenziata, ad accelerare la raccolta differenziata, contestata dal sottoscritto proprio perché in quella raccolta, in quella risoluzione si parlava addirittura di pulizia di cigli stradali, se non erro, e che io contestavo in quanto per me il ciglio stradale non faceva parte della raccolta differenziata. Visto poi tutto questo malumore che c'è addirittura nella maggioranza, noi dell'opposizione non possiamo, visto che non capiscono loro quello che sta succedendo, pensate noi che siamo da quest'altra parte, che abbiamo sentito le urla nella riunione del PD, come possiamo votare una cosa a favore? Mi sembra proprio assurdo. Le urla sono arrivate al quarto piano, credo che il Presidente sia salito proprio lì per ascoltarle meglio, che erano talmente alte. No, non c'era. E allora, rivotare, impegnare nuovamente il Presidente su un impegno che già si era preso 2 mesi fa, 3 mesi fa, sulla raccolta differenziata, di accelerare la raccolta differenziata, è programmatica, è quello che è. E quindi adesso siamo arrivati a un punto che ridiamo un'altra volta al Presidente, impegniamo nuovamente il Presidente a dirgli. No, la impegniamo un'altra volta, vedete il foglio, chi si è preso? Ma perché le prendete i fogli, mamma mia? Rimpegniamo nuovamente il Presidente, il Consiglio Municipio impegna il Presidente ad attivarsi verso il Sindaco per la necessità di anticipare l'attivazione del piano sviluppo della raccolta differenziata del Municipio Settimo, considerando l'attuale criticità in atto. È vero, c'è una grande criticità, io ho presentato anche un'interrogazione per cercare di capire che cosa sta facendo il nostro Presidente in merito alla raccolta differenziata, in merito a quello che sta i rifiuti che non vengono raccolti, dove il nostro municipio credo che non sia stato mai, e l'ho detto 2 mesi fa e lo ripeto adesso, più sporco di questa consigliatura sia comunale che municipale. Con le affissioni abusive di Matronola anche? Signor Tutino, Signor Tutino, io non vorrei offendere... Anche come vicepresidente del Consiglio non le permetto di fare queste cose. Infatti il consigliere Tutino, visto che mi ha spinto, visto che... Tutino ha le foto. Consigliere Tutino, per favore. Visto che Tutino... Consigliere Matrona, la dichiarazione di voto. Ho capito, però mi sta offendendo. C'è ragione, però dichiarazione di voto. Ma faccio la risposta. Ma come possiamo accettare le provocazioni al consigliere Tutino? Mi posso difendere. Un consigliere che in maggioranza... Quando si parla di municipio trasparente, il consigliere Tutino è stato la prima persona, il primo consigliere che ha detto bisogna portare assolutamente in consiglio la delibera trasparenza. Municipio trasparente, perché Tutino è trasparente, perché Tutino è trasparente e dice quello che pensa. Per favore, consigliere Madonna, per favore. Signor Presidente, non sto uscendo fuori dal mondo. Mi sto difendendo su quello che ha detto. Consigliere, faccia la dichiarazione di voto. Pertanto, facendo 10 passi riceve, credo, un MSS, una telefonata, ecco là che cambia assolutamente il suo modo di pensare, astenendosi addirittura dalla votazione del municipio trasparente. Quindi è meglio che il consigliere Tutino, che sta in streaming, quindi credo che i suoi deliberi... Lo streaming lo paga anche Tutino, sei tu l'unico che non paga. Tutino, per favore. Tutino, fa bene, allora, mi auguro che non lo veda prima lei. Adesso sospendo di nuovo il consiglio, per favore. Alla mi auguro che non, consigliere Matrona, che non lo veda prima lei e tagli i pezzi, consigliere Matrona, dove lei ha alzato prima la mano e subito dopo l'ha riabbassata votando, consigliere Matrona, astenendosi. Facciamo un confronto, dichiarazione di voto contrario, grazie consigliere Matrona. No, mi sto difendendo. Dichiarazione di voto contrario, abbiamo capito consigliere Matrona. Adesso un fatto personale, chiedo il fatto personale. Vabbè, dichiarazione di voto non ci sarà fatto personale. Dopo, allora, dopo che ha fatto. Okay. Allora, altre dichiarazioni di voto?
Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sono i numeri? Allora, i favorevoli sono 8, contrari 7, astenuti 4. Quindi la maggioranza era 10, la delibera non è approvata. Allora, passiamo al punto numero 2. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta 49. Regolamento in materia di imposta unica comunale. Chi è che presenta? Consigliere Laddaga, Presidente della Commissione Bilancio, prego. Grazie Presidente. Assessori, colleghi consiglieri, buongiorno. Grazie consigliere. È la prima volta che prendo la parola, Umberto, io sono una persona di educa. Ma come si divertivo? Allora, Presidente, la proposta numero 45 riguarda l'approvazione del... Consigliere Laddaga, un attimo solo, per favore. Scusate. Scusate. Prego, consigliere. Dunque, la proposta numero 45, approvazione del regolamento per la disciplina, scusate, la 49, che qualcuno forse mi ha tolto per... Allora, sì, ho prestato delle cose per fare delle copie, evidentemente non tutto mi è tornato. Sì, la 49. Vabbè. Allora, il regolamento in materia di imposta unica comunale, cosiddetta IUC, comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria, l'IMU, e il tributo sui servizi indivisibili TASI. Questa proposta è passata in commissione senza particolari osservazioni da parte della Commissione, ci sono state alcune osservazioni che appunto sono state messe al voto e riguardavano in particolar modo alcune esenzioni previste per la parte dell'IMU. Poi abbiamo in parte chiarito che le esenzioni, che potevano sembrare di privilegi, forse a qualcuno continuano a sembrarlo, erano o dovevano ragionevolmente essere viste come degli adeguamenti all'esenzione per la prima casa, o meglio per l'abitazione principale. Quindi scusate, devo di nuovo interrompere. Io credo che quanto consigliere sta illustrando la proposta, scusate per favore, anche qui al tavolo della Giunta. Consigliere Laddaga sta parlando. Se nessuno lo ascolta è inutile che parla. Prego consigliere. Grazie Presidente.
Dicevamo che in commissione si è un po' discusso e poi votato su alcune questioni che riguardavano in particolar modo le esenzioni dall'IMU, quindi le categorie previste per le esenzioni, e le osservazioni sono state in merito al fatto che, lo ribadiamo, l'IMU non riguarda l'abitazione principale. E c'erano evidentemente alcune categorie, faccio ad esempio gli appartenenti alle forze dell'ordine, che sono evidentemente obbligati per motivi di servizio a risiedere fuori dalla propria abitazione, e che in questo modo in realtà vengono equiparati, la loro abitazione viene equiparata all'abitazione principale. Ricordo anche, ma insomma andrò molto velocemente, anche se devo dire che mi aspettavo forse meno problemi su questioni che ci arrivavano dal comune, quindi non sono proposte di questi municipi o di alcuni consiglieri di questo municipio. Ricordo che questa proposta, quindi la nuova imposta unica comunale, deriva da una legge nazionale, la legge approvata alla fine dell'anno scorso, e alla quale quindi tutti gli enti locali ovviamente si devono adeguare. Quindi anche Roma Capitale ci propone ovviamente di introdurre queste nuove tassazioni, che sono una rimodulazione di quanto già previsto negli anni passati per l'IMU e, come ha già detto il consigliere Poli, il presidente Poli della commissione, della prima commissione, c'è una divisione della tariffa dei rifiuti e di la cosiddetta TASI, che riguarda invece servizi indivisibili forniti dal comune e che in questo modo vengono diversificati con due, diciamo, porzioni diverse. Ripeto, la commissione ha dato parere favorevole a maggioranza con alcuni astenuti, ma non ci sono stati particolari osservazioni in merito. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lottaca. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Non c'è nessuno. Però così, non so, è una scelta vostra, questa non posso indicare io. Prego, consigliere Coglia. Sì, volevo sì, siamo ancora in discussione. Volevo illustrare brevemente quanto già diciamo riassunto dal presidente Laddaga, e le mie perplessità in merito all'articolo 13, in particolare alle esenzioni, e per cui io chiedevo l'abrogazione dei commi C ed E delle esenzioni, perché la spiegazione che ha dato il presidente Laddaga potrebbe essere convincente per quanto riguarda il punto E, se qualcuno rassicurasse me sul fatto che l'esenzione viene limitata a quelli delle forze armate, dei vigili del fuoco, dei prefetti che realmente hanno la residenza presso una caserma o in altro luogo. In realtà secondo me già il comma A dovrebbe includere automaticamente queste categorie, perché il comma A esenta dalla prima casa per il pagamento dell'IMU. Il comma E non è per nulla chiaro per me e sembra quasi, come dire, un qualcosa che va a differenziare i cittadini in base all'appartenenza o meno a determinate, alle forze dell'ordine o no, e questo mi sembrava incostituzionale. Quindi poi richiamo una legge nazionale, è minore rispetto a richiamo alla Costituzione. Poi il comma C invece mi sembra abbastanza chiaro e mi sembra un palese favore alle cooperative. Lo leggo, perché l'unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie, stiamo parlando di esenzioni, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ad eccezione di quelle rientranti categoria 1, 8, 9. Questo significa che comunque i soci delle cooperative edilizie hanno il diritto di non pagare l'IMU, e questo mi sembra palesemente incostituzionale. Quindi per questo motivo ne chiedevo l'abrogazione.
E semplicemente ho chiesto, e correttamente il Presidente ha chiesto di mettere a votazione questa proposta di abrogazione che non è stata recepita. Qui. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coia. Un attimo solo. Consigliere Cerconi, prego. Una precisazione, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la Commissione, Fratelli d'Italia aveva espresso parere contrario in generale alla proposta, e anche sull'ultimo punto segnalato dal consigliere Coia abbiamo votato favorevoli, in quanto ci sembrava un'esenzione per così dire di parte, e non eravamo d'accordo. Non è passato, però insomma per farlo presente. Grazie consigliere Cerconi. Consigliere Giuliano. Allora, per quanto riguarda questa proposta di delibera, che in questo Consiglio, ringrazio il Presidente della Commissione, ma ero diciamo, propenso ad un intervento diciamo, più articolato e più preciso, infatti lei l'ha detto Presidente, però non può passare, tra virgolette, questa tariffa IUC, IMU, TASI, insomma tutto quello che ne comprende, così in sordina. Mi sembra che bisogna spenderci qualche parola, e per quanto ci riguarda noi come Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, insomma siamo un po' critici da questo punto di vista. Perché? Ma perché comunque questa proposta di delibera è risultato, insomma, e lo sappiamo un po' tutti, abbiamo seguito, di un discorso a livello nazionale, che poi, come spesso accade, va poi a ricaduta, no? complessiva sul territorio, e quindi sui nostri quartieri, sui cittadini dei nostri municipi. Beh, la rimodulazione dell'IMU, si è partito da lì, bisognava toglierlo, bisognava diminuirlo, bisognava comunque escludere la prima casa, è stato fatto il gioco delle tre carte, questo ce lo dobbiamo ricordare, perché alla fine sì, c'erano i soldi, non c'erano i soldi, poi i 4 miliardi che erano indispensabili per fare questo tipo di operazione, si è saputo qualche tempo fa che si erano stati dati dal governo precedente a Monte Paschi di Siena, perché doveva comunque cercare di risolvere un problema di istituto, che poi avrebbe restituito, ma ancora non si sa quando lo fa. E la difficoltà che ha trovato il governo nazionale era quella che ci ha poi demandato, è che non era facile trovare questi 4 miliardi, per cui tutta questa storiellina che ha girato insomma sui giornali, sulle televisioni, e che a noi c'è stata impapocchiata, capito, come una difficoltà generale. Non so come faremo a trovare per esempio i famosi 50 miliardi per il patto di stabilità se non riusciamo a trovarne 4, ma questo ci deve fare riflettere. Non è che a noi abbiamo l'azione, però è anche utile dirle queste cose in un consiglio istituzionale come il nostro, che comunque alla fine l'IMU c'è, poi c'è la IUC, che appunto è questa imposta unica comunale, che al suo interno poi comprende anche la TASI, quindi i servizi indivisibili. Ora alla fine però quello che conta, e per cui noi come Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale non siamo d'accordo, è che alla fine la somma totale di tutte queste tre voci è nettamente superiore di quella che era comunque, che eravamo a conoscenza. Per cui insomma non è una cosa simpatica da dover poi comunque metabolizzare, perché il singolo cittadino, quando poi, no, la singola persona, quando gli interessa di quello che poi arriva, no, effettivamente nelle proprie tasche, cioè quello che è costretto a dover comunque poi pagare, e questa situazione insomma ne ha creata di confusione, e ha creato anche qualche stortura e qualche sfumatura non simpatica. Poi voglio dire, cioè, comunque anche in questo consiglio ci dovrà essere un parere. Io non so se sarà, come diceva il Presidente, a maggioranza nella Commissione è stata votata, ma non so fino a che punto dopo la maggioranza voterà per questa proposta, e sono curioso di vedere anche alla fine del parere sulla delibera di bilancio generale quali saranno i posizionamenti, quale sarà il coraggio dei consiglieri di questa aula consigliare nel dover mettere in evidenza alcune discrasie, alcune criticità.
E per quanto riguarda il discorso fatto dal collega precedente Coia, che diceva appunto che le cooperative edilizie non pagano l'IMU, e questa è una agevolazione che, da quanto ho capito, mi correggo insomma se sbaglio, che non era giusta. Innanzitutto, per quanto riguarda le cooperative a proprietà indivisa, ovviamente c'è ancora la proprietà che, non essendo indivisa, non è diciamo di pertinenza del singolo socio, per cui quando sarà poi di pertinenza del singolo socio, il socio può, comunque, se è abitazione principale, richiedere appunto come prima casa, e quindi non è soggetto ovviamente al pagamento dell'IMU. Se invece poi è seconda casa, è normale che poi entrerà nel ragionamento delle seconde case, come tutte le altre situazioni sono definite. Quindi è un comma che io reputo giusto da questo punto di vista, però nel quadro generale il gioco delle tre carte, infatti sono tre voci, IUC, IMU e TASI, quindi il gioco delle tre carte non ci soddisfa, non rende merito all'azione che doveva essere effettuata, quindi a togliere questo balzello. Ovviamente ci dicono tutti che la situazione economica è fortemente difficile e problematica, però comunque sia, quello che è stato detto in diverso tempo dai governi che ci sono stati, che ci sono, insomma, che doveva comunque dare un merito, comunque evidenziare che la casa non deve essere un problema, ok? Non deve essere un peso, non deve essere una spesa eccessiva, perché tante fonti continuano a provenire dalle proprietà immobiliari. Poi ci può essere il ragionamento che comunque andava e poteva essere giusto rimodularla e andare a toccare le grandi proprietà che comunque hanno su questo settore hanno un peso non indifferente, quindi dare a loro anche contributo, però alla fine, no, quello che conta è che noi come singoli cittadini ci troveremmo a pagare prossimamente nella somma totale una cifra ben più alta di quella che era la precedente IMU. Quindi questo ovviamente non ci trova d'accordo e siamo fortemente contrari. Grazie consigliere Giuliano, non ci sono altri interventi. Ha chiesto di intervenire l'assessore Gianzi Racusa, prego. Grazie Presidente. Allora, io vorrei precisare alcune cose su questa delibera. Innanzitutto si tratta di una delibera che si adegua ad una legge nazionale, che è la legge di stabilità del 2014, quindi non è un'invenzione del Comune di Roma né del settimo municipio. Le categorie esentate sono categorie normate da legge, e sia le riduzioni che le esenzioni. Come ha spiegato, credo molto chiaramente, il consigliere Giuliano, le unità immobiliari di cooperative edilizie proprietà indivisa non si intende che i soci che vivono dentro una casa comprata tramite cooperativa non pagano l'IMU, consigliere Coia. Significa che, ancora gli edifici invenduti, l'IMU non ricade sui soci, appunto, che invece per quanto riguarda le proprie unità, no, non è vero, cioè, a proprietà indivisa. È un modo per noi. Scusate, consigliere Coia, per favore. Non è così. Assessore, parli a tutti i consiglieri, non personalmente al consigliere, per favore. Stesso discorso per quanto riguarda il comma E, e cioè per le forze dell'ordine. Anche quello, sinceramente, sono esenzioni previste per legge per i motivi che ha spiegato molto chiaramente il presidente Laddaga. Questo regolamento recepisce la legge nazionale, la IUC è una legge che è una tassa che si compone dell'IMU, che ovviamente prevede l'esenzione per le abitazioni principali, oltretutto inserisce un elemento di novità che è anche l'esenzione per le case utilizzate dai figli come abitazione principale. Quindi le esenzioni e il diritto alla prima casa, la casa non è un problema, continua a non essere un problema l'abitazione principale. Ovviamente non rientrano nella categoria delle esenzioni le case A1, A8 e A9, cioè gli appartamenti di lusso, le ville e i castelli, quindi direi che su questo, insomma, una forma di tutela c'è. E quindi niente, io penso sinceramente che vada dato parere positivo, perché si tratta appunto di un regolamento, di una tassa, di una norma nazionale, non è
del Comune di Roma, le categorie esentate anche e anche le aliquote che vengono fissate. Per quanto riguarda la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, sappiamo benissimo che il termine è stato prorogato, perché anche questa non è una cosa che riguarda il Comune di Roma, ma tutti gli enti locali, tutti i comuni, e la maggior parte dei comuni ancora non hanno comunicato il tetto delle aliquote, quindi è stata prorogata al 31 luglio, mi pare, il termine. Al 31 luglio la definizione delle aliquote e poi dopo, in autunno, dopo l'estate, esatto, il pagamento. Esattamente. Grazie. Se lei è assessore, allora passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, 3 minuti per favore. Allora, utilizzo questo tempo proprio perché mi sembrava già chiaro la posizione di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, ma nel rispondere ovviamente all'assessore che ha fatto l'intervento, io non ho detto che è un'invenzione del Comune di Roma e ovviamente di questo municipio, ma che comunque rientra nel patto di stabilità, e ho detto anche che come si farà a onorare un patto di stabilità nel trovare i 50 miliardi che serviranno fino al 2020 se poi abbiamo difficoltà di reperire 3, 4, 5 miliardi. Quindi questo l'avevo messo già in evidenza, ma non significa comunque che noi non possiamo dare un parere a una legge nazionale che non siamo d'accordo. Quindi non è che l'abbiamo fatta noi, la subiamo, ok? Però questo non significa che uno può dare parere contrario, e per quanto ci riguarda siamo contrari da questo punto di vista. Ho anche detto che comunque dall'IMU, che si era partito dall'IMU, oggi la sommatoria, che se la TASI comunque è stata posticipata per ovvie ragioni e calcoli anche che dovranno fare i comuni, gli enti locali, quindi che recepiranno questa imposta, ma quello che poi risulta è la sommatoria delle tre voci, IUC, IMU e TASI, che compongono tutta questa situazione, quindi IMU, la derivazione IUC e TASI, sono notevolmente superiori a quelle che avrebbe pagato un cittadino nella situazione precedente. Questo è il risultato, quindi se non è colpa nostra, ma comunque possiamo dare un giudizio e un parere, e siamo fermamente convinti che il nostro parere in questo caso è negativo. Quindi era questa la precisazione che volevo fare nei confronti dell'intervento dell'assessore. Grazie. Consigliere Giuliano. Consigliere Coglia, dichiarazione di voto? Sì, voterò contrario a questa proposta perché non sono convinto del fatto che esista una legge nazionale che disciplina determinate cose. Non significa che la legge sia giusta, è la differenza, il concetto appunto tra legge e giustizia. Ripeto, esiste una cosa ignorata dalle forze di maggioranza, si chiama Costituzione, che viene attaccata molto spesso, che è superiore alle leggi nazionali. E per quanto riguarda il comma C, purtroppo lascia adito all'interpretazione. Se parliamo di abitazione principale basta il comma A, quindi se uno ha un'abitazione principale non paga l'IMU. Perché creare un comma a parte per le cooperative? Qual è l'intento per crearlo? Semplicemente crea un escamotage per aggirare, a mio avviso, per aggirare la legge e evadere il pagamento dell'IMU. Tutto qui. Grazie consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la delibera è approvata con 14 voti a favore, 7 contrari. Allora, proposta di deliberazione numero 52.
modifica delle tariffe dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella di cui è allegato C per occupazione solo pubblico. Allora, chi presenta? Presidente Caccamo, prego. Dunque, la proposta 52 tratta del regolamento in materia di occupazione solo pubblico, OSP, del canone COSAP, comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con deliberazione 75 del luglio 2010. Ora, questo nuovo regolamento che viene proposto oggi qui all'approvazione del Consiglio è frutto di modifiche che comunque si sono susseguite anche nel corso degli anni. Il regolamento basa il calcolo del COSAP sulla suddivisione del territorio di Roma capitale in 4 categorie di strade e in una zona speciale a cui vengono applicate tariffe normali e speciali, e a queste tariffe vengono poi applicati coefficienti moltiplicatori. Diciamo che in questi anni, siccome il vecchio regolamento risale al 2010, la realtà territoriale di Roma Capitale si è molto modificata. E quindi la situazione del precedente regolamento ormai presentava sistemi datati non più attuali, per cui la giunta comunale ha pensato di porre in essere un nuovo modello di valutazione che tenga conto del valore economico delle aree occupate e anche del connesso sacrificio imposto alla collettività a seguito di un uso esclusivo del suolo. Diciamo che queste modifiche sono state esaminate nella Commissione Commercio anche con l'aiuto degli uffici che sono preposti all'applicazione di questo regolamento e in sede di commissione questo regolamento ha ottenuto l'approvazione a maggioranza dei commissari. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Coglia si astiene, ho capito bene? La delibera è approvata con 14 voti a favore, 5 contrari e l'astensione dei consiglieri Coia, Lanotte. Passiamo al quarto punto, proposta numero 53, modifica al regolamento per la definizione dei tributi locali mediante procedimenti di accertamento con adesione.
Chi illustra? Proposta 53. Definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione. Allora, chi è che presenta la proposta? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, non più di 30 secondi per questa delibera, troppo. Questa proposta di delibera che è poco più che una formalità, insomma spero che nessuno dal Campidoglio si offenda, ma è una modifica al regolamento che abbiamo votato a dicembre sul il procedimento di accertamento con adesione per il pagamento dei tributi locali e che va semplicemente a riadeguare la terminologia dei vari tributi adeguandoli alle nuove definizioni. C'è qualche cellulare? Scusate. Allora, semplicemente andando ad adeguare i vari termini dei tributi modificati che si intendono modificare quest'anno rispetto al regolamento dell'anno scorso, che ripeto è rimasto praticamente invariato rispetto a quello votato a dicembre, quindi si vanno semplicemente a modificare i termini, le definizioni esatte dei vari tributi che sono cambiate con la legge di dicembre che riguardava insomma i nuovi tributi a livello nazionale. In commissione è ovviamente passata senza alcuna osservazione, ugualmente con alcuni credo qui astenuti semplicemente, e mi scuso se in precedenza avevo detto che c'erano stati soltanto astenuti, quando c'erano stati anche un voto contrario era una mia dimenticanza. Grazie. Grazie consigliere Laddaca, apriamo la discussione. Non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la delibera è approvata con 13 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Matronnola, Carlone, Tredicine, Lanotte, Cerquoni, Giuliano, Coia, Lozzi. Passiamo al punto successivo, proposta numero 54, modifica al regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale. Chi è che la presenta? Consigliere Caccamo, prego. Abbiamo detto, mi sembra già è stato detto, che il patto di stabilità induce purtroppo gli enti locali a contenere gli oneri gestionali e autofinanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico, ma allo stesso tempo è necessario salvaguardare il livello di mantenimento dei servizi essenziali della città. Inoltre è necessario reperire risorse per valorizzare i beni storici, artistici e architettonici di Roma Capitale, favorendo lo sviluppo del turismo e dei servizi connessi, quali il trasporto pubblico e la mobilità. In una città come la nostra, a forte connotazione turistica, ricca di beni appunto archeologici, artistici, eccetera, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione
della misura del contributo di soggiorno, istituito peraltro nel 2010 e che quindi da quella data era rimasto invariato e che comunque è previsto ed è in tutte le capitali europee. Questa rimodulazione, che parte da luglio del 2014, porterà nelle casse comunali per l'anno 2015 110 milioni di euro, secondo stime approssimative che sono state fatte. Questi soldi verranno innanzitutto investiti per migliorare l'accoglienza dei turisti nella nostra città. Anche questa proposta è stata esaminata nella Commissione Commercio e ha ottenuto l'approvazione, il parere favorevole a maggioranza. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Solo per aggiungere a ciò che ha detto la collega Caccamo, che la proposta di deliberazione è stata esaminata anche nella prima commissione per ciò che attiene i risvolti del turismo. Non aggiungo altro rispetto all'illustrazione, confermo che anche nella commissione prima la delibera è stata approvata a maggioranza dei consiglieri. Grazie consigliere Poli. Altri interventi? Consigliera Cercuni, prego. Buongiorno. In commissione Fratelli d'Italia ha votato contrario a questa proposta. Il motivo è semplice. Non possiamo pensare di risolvere i problemi continuando ad aumentare tasse e tassine. Qualsiasi cosa capita la tassiamo, non è questa la soluzione. Questo è semplicemente un modo per non ridurre il turismo, perché questo non verrà ridotto, perché grazie a Dio Roma è una città talmente attraente, se così vogliamo definirla, che grazie a Dio di questi problemi non ne abbiamo, ma sicuramente sarà una bella batosta sugli albergatori. Il problema è, e questo l'ho rimarcato anche in commissione, nell'ultima commissione, e l'ho fatto presente, è il fatto che non si aiuta il turismo, perché io non c'è, se voi la leggete attentamente, scusate, se voi la leggete attentamente, una destinazione obbligatoria per migliorare il turismo. Cioè, che cosa significa migliorare il turismo? Allora, oggi dovremmo dire utilizziamo questi fondi magari per completare la tratta della metro C, visto che c'erano tutti questi problemi, utilizziamola per creare qualche infrastruttura. Oggi noi chiediamo una tassa, aumentiamo una tassa ai turisti, quando pochi giorni fa, per esempio, sono state tagliate numerose linee di autobus. Io purtroppo credo poco nel reinvestire questi soldi nel turismo, anche perché avremmo dovuto già farlo. Se continuiamo in questo modo, arriveremo a tassare pure l'aria che respiriamo. Per questo motivo Fratelli d'Italia è assolutamente contraria. Grazie consigliera Cercuni. Altri interventi? Ci sono? Consigliere Patrono, la prego. Questo per far vedere che siamo presenti, che forse è presente. Anche noi voteremo contro a questa delibera, perché mi ricordo nell'altra consigliatura che scoppiarono le baraonde qua quando Alemanno si inventò la tassa a 3 euro, la tassa di soggiorno a 3 euro, successe il finimondo, attacchi dalla sinistra dicendo no, non si combatte così, così il turismo lo perdiamo, così Roma, e qui è successo invece che da 3 arriviamo a 7, così 4 e 4, 8, e quindi stiamo dimostrando ancora per l'ennesima volta che il Partito Democratico, pur di far cassa, non guarda in faccia nessuno, aumenta tranquillamente le tasse, tutti quanti votano a favore, almeno credo la maggioranza voterà a favore, perché sono d'accordo che secondo me distruggiamo, questo turismo lo stiamo distruggendo, non è con 7 euro, e non mi si venga a dire ma no, è soltanto l'albergo a 4 stelle o a 5 stelle o a 3 stelle, è un problema proprio di principio, di cultura, dire perché bisogna tassare i soggiorni, ci sono altre tasse che bisogna andare a prendere in altri posti, che secondo me
voglio dire, per dire, per fare cassa, specialmente in questo municipio, la butto lì, abbiamo circa 1000 passi carabili non dichiarati. Signori, sono 1000 passi carabili non dichiarati per fare cassa, e qui noi invece che facciamo? Dice, vabbè, non riguarda il comune, riguarda il nostro municipio, però è già un granello di senape, ci sta bene per l'assessore, il granello di senape, in questo mare, eppure diciamo non riusciamo a far cassa e non facciamo magari i passi carabili. Abbiamo gli scambi parcheggi a pagamento, mettiamo le tariffe bassissime, però chi gestisce i parcheggi a pagamento c'ha introiti milionari, e noi stiamo zitti e buoni e ci accontentiamo di quel poco perché dobbiamo agevolare qualcuno. Poi arriviamo a un certo punto che dobbiamo chiudere gli occhi e dire ok, aumentiamo le tasse per il turismo perché servono i soldi. Ma i soldi noi, se vogliamo, possiamo prenderli anche a livello municipale, che fanno parte del contesto comunale. Ho detto, 1000 passi carabili che non vengono dichiarati, ma sono soldi o no, signori? Penso che sono soldi. In 5 anni della consigliatura precedente abbiamo fatto in tutte le maniere per far sì che venissero individuati, non abbiamo le risorse per individuare i passi carabili e per tassarli. Abbiamo dato dei parcheggi di scambio a pagamento dove prendiamo un'irrisoria somma di 18 centesimi a stallo al giorno, mi sembra una cosa, una miseria in confronto ai guadagni che ci sono dietro, eppure noi stiamo tranquillamente buoni dicendo aumentiamo il turismo. So che adesso in questo periodo addirittura le pedane, le OSP vengono bocciate perché non ci sono le condizioni, eppure hanno soldi che entrano direttamente al municipio, eppure anche lì ci stiamo mettendo, cioè noi cerchiamo di prendere i soldi dove possiamo prenderli, a differenza invece, ecco, ammazziamo questo turismo che ormai, dice Roma, sì, come ha detto la Cerconi, Roma non morirà perché il turismo a Roma è grande, siamo d'accordo. Però immaginate, diciamo, la figura che facciamo, perché credo, non voglio sbagliarmi, però credo che sia l'Italia sia quella che ha messo una delle tasse più alte come soggiorno, credo, ma sarà al secondo posto, credo che sia Parigi e poi ci sia l'Italia, o non so, comunque questa è una cosa da verificare, pertanto noi voteremo contro senz'altro, scusateci. Grazie consigliere Matronova. A votare a favore oggi. Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Noi voteremo ovviamente favorevolmente, anche perché insomma, è vero che bisogna finirla di ogni volta che servono nuovi soldi di introdurre nuove tasse, ma qualcuno ci ha ricordato che questa tassa appunto non è stata introdotta adesso, è una tassa di soggiorno che già esiste. Mentre prima chi andava in un albergo a 3 stelle e chi andava in un albergo a 5 stelle pagava la stessa cifra, cioè significa che chi spendeva 80 euro a notte e chi ne spendeva 300, 400 pagavano la stessa cifra, cosa che onestamente ci sembra forse la cosa più iniqua che si può fare rispetto al turismo, adesso si introducono delle differenziazioni in base alla tipologia di albergo che ci sembra invece una cosa più che sacrosanta. Quindi far pagare 7 euro al giorno, su cui si può discutere poi sulla cifra, ma insomma far pagare 7 euro a chi paga per una notte 3, 4, 500 euro negli alberghi di lusso in centro, insomma, non mi sembra un problema che sarà così tanto avvertito dal turista, laddove, come si specifica nel regolamento, queste entrate andranno a vantaggio dell'offerta turistica. Qualcuno ha detto che il turismo si sta uccidendo il turismo in questa città, i dati di Confesercenti, quindi non i dati della lista civica Marino o della Giunta, danno un turismo nei primi 4 mesi del 2014 in aumento sulla città di Roma. Segno che evidentemente, quindi la gente è partita da gennaio per assistere alla beatificazione del 27 aprile, sta sorpresa comoda. Scusate, consigliere Matronova. Quindi evidentemente. Per favore. Per favore, consigliere Aldaca, un attimo. Per favore, su. Per favore, consigliere Patrono. Per favore. Abbiamo capito tutti. Per favore, su.
condivido consigliere Attacca, prego. Ringraziamo. Scusate. Consigliere Matrotola, per favore, su. Consigliere Ladaca, prego. Quindi riteniamo giusto che si introduca una differenziazione in base. Scusate. Consigliere Ladaca sta parlando. Per cortesia, prego, consigliere. Ci sembra più che giusto che si introduca una differenziazione nel tributo in base evidentemente alla differente possibilità del turista che arriva, e confidiamo che si lavori nel verso giusto per offrire sempre una possibilità turistica sempre migliore a chi verrà a visitare Roma, per far sì che l'attrattiva turistica della città possa aumentare ed essere sempre migliore, come si intende fare con questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Valtaca. Consigliere Giuliano, prego. Bene, perlomeno c'è stimolo ad intervenire, perché poi quando si sentono certe, quindi ha voglia a fare altre cose. Allora, stimolo l'intervento, quindi alcune delle considerazioni, stimolo l'intervento, e almeno questo è positivo. Il patto di stabilità detto dalla Presidente della Commissione ci costringe ad intervenire per difendere i servizi, giustamente, e tutto quello che ne comporta e i beni di cui abbiamo bisogno, e soprattutto anche per il turismo, quindi per mantenere in piedi anche questo settore. Cosa che, se noi andiamo a dire agli appartenenti al settore, gli viene un po' da ridere, perché sai, per aumentare il turismo metassi il turismo, insomma, quindi diventa un po' una cosa non simpatica. Invece di intervenire su sprechi, tagli eccetera, ma voi direte Marino ci sta pensando, e quindi sicuramente nel mese di giugno ne vedremo delle belle al Consiglio Comunale. Ma la cosa che a me mi lascia perplesso, e lo dico per chi vedo lì nella presidenza, insomma, Presidente Fantino, gli assessori Morgia De Simone, che hanno un'esperienza politica anche regressa, non dico i consiglieri, diciamo, di prima nomina, ma non può essere, cari colleghi e cari assessori e presidente, che quando una imposta, una tassa viene messa dall'altra parte, come ricordava il collega Matronola, è stato fatto, insomma, sono stati fatti degli interventi anche accesi, accalorati, e adesso invece, siccome è verità assoluta e siccome l'esigenza di vita, quindi tanto per riprenderci appunto, no, parole del Santo Padre, esigenza di vita, è normale che adesso si deve anche aumentare, anzi, proprio per evitare quell'iniqua, no, come dice il Presidente, quell'iniqua, capito, disposizione che 5 stelle o una stella o casa mia pagavano lo stessa cifra, beh, abbiamo fatto diversificazione. Cioè, vogliamo dire che questo è una bella considerazione, è una cosa spettacolare, perché adesso questa tassa è giusta, serve. Allora, fare politica però deve essere anche un po' a coerenza. Allora, se quando è stato detto che si è fatta una battaglia contro la Giunta Alemanno per questo intervento, e oggi si, no, guarda al cielo dicendo meno male che l'abbiamo anche aumentata, beh, perlomeno io non dico quelli di prima nomina, ma chi è stato qui in questo consiglio e ha visto il posizionamento su questa voce, beh, mi sembra talmente banale o talmente riduttivo non dire qualcosa in questo senso. Cioè, non si può adesso essere portatori di una verità assoluta, cioè non può essere che solo una parte dice la verità in questa città. Io questo lo voglio dire con molta correttezza, e sono diciamo autorizzato a dirlo, perché sfido chiunque qui dentro che possa dire che io non mi muova in una coerenza su quello che serve poi votare. Qualcuno mi dà anche diciamo, di una vicinanza stretta alla Presidente, e poi ne parleremo sul bilancio finale, ma io cerco di comportarmi per quello che sia giusto, oppure perlomeno per quello che sia coerente. Beh, dire che adesso la tariffa, l'aumento della tassa sui soggiorno, che sia tutto normale in questo consiglio, a me mi fa ridere.
perlomeno dire siamo stati costretti, ci hanno messo la pistola in testa, comunque dobbiamo subire sta roba, la prendiamo come tale, ma non possiamo essere soddisfatti. Non possiamo essere soddisfatti di questa storia. Perché? E voglio lanciarla questa cosa, meno male che c'è sempre chi ci riprende, voglio lanciarla alla Presidente, perché se questa maggioranza, se la maggioranza, se il PD e la maggioranza che la sostiene, in questo momento riesce a dire che l'imposta di soggiorno è tra virgolette giusta, io non oso pensare, tanto per fare un esempio, ma guarda caso prendo degli esempi così, al volo, dal punto di vista urbanistico, visto che abbiamo la presidenza, il presidente che ha doppio ruolo, presidente e assessore in pectore per l'urbanistica, vorrei vedere sulla centralità romanina e sul print dei Cavicchi, scusate, di Ciampino, questo municipio che metamorfosi avrà, perché mi viene da pensare che se siamo stati contrari fino ad oggi, probabilmente, cioè nella scorsa consigliatura siamo stati contrari, probabilmente ci sarà l'esigenza di dover modificare, perché probabilmente è giusto avere quella cubatura perché porta i soldi, come prima non lo era, oggi è giusto. Io sono curioso, e questa è testimonianza perché è registrato, ho forse anticipato un po' questo aspetto, ma mi è data l'occasione nell'intervento di metterlo in evidenza, così ce ne porteremo, vedendo la registrazione diremo ma come mai forse è cambiato qualcosa? Io sono curioso, quindi non siate portatori sani di verità, perché qui nessuno può lasciare il sasso dall'altra parte. E in questo caso che io noto una certa incoerenza, mi auguro, con l'esempio che ho riportato, che questa coerenza possa essere mantenuta nel tempo da questo municipio, perché sarei curioso di vedere come va a finire. Grazie consigliere Giuliano, non c'ho altri interventi, ha chiesto la parola al presidente Fantino, prego. Sì, grazie Presidente. No, io volevo richiamare i consiglieri di minoranza a riflettere su un dato. Noi abbiamo convenuto, sì, perché siete voi che avete fatto queste dichiarazioni rispetto alla tassa di soggiorno, no? Che non la condividete. E, beh, adesso mi rivolgo a chi è intervenuto, se posso. Grazie. Grazie. Appunto. No, la riflessione era questa, noi credo che su questo conveniamo tutti, diciamo, riconosciamo e poi ci appelliamo al governo affinché tenga conto che Roma svolge le funzioni di capitale. Questo significa che noi paghiamo, noi cittadini, prima ancora che noi amministrazione, l'onere, anche se vogliamo pure il piacere, però l'onere dal punto di vista dei costi nello svolgimento di tutte queste funzioni. Abbiamo anche il privilegio di avere una delle più belle città al mondo, sicuramente la più ricca dal punto di vista delle offerte sia artistiche che archeologiche e che culturali, e però anche su questo non abbiamo un ritorno per la nostra cittadinanza, perché io vi invito a guardare nelle zone adiacenti, per esempio il Vaticano, la presenza del turismo, che è importantissima dal punto di vista di quanto si suppone che il turismo lascia a questa città, dunque anche quanto spenda, ma è di una tale invasività e di un tale costo per la città, che evidentemente la tassa di soggiorno non fa che mettere, diciamo, la cittadinanza romana, prima ancora che l'amministrazione, nelle condizioni di dire noi abbiamo un valore inestimabile, un bene comune inestimabile, però per fruirlo dobbiamo chiedere quello che chiedono città che hanno mille volte meno di noi, perché ci sono città che, benché ricche anche di offerta culturale e artistica, non raggiungono certo l'offerta che propone Roma. Allora io credo che chi viene per un giorno e mezzo a Roma, quando si arriva in gruppi, perché ci sono poi i tour operator che gestiscono non solo il tempo ma anche le destinazioni dei turisti, allora tutta questa fruizione di questo nostro bene comune, dove però noi poi ci dobbiamo anche abitare,
Io ritengo che la tassa di soggiorno, che tra l'altro a Venezia loro hanno una tassa di soggiorno unica che è uguale per tutti, al di là delle stelle, al di là diciamo delle caratteristiche della ricezione alberghiera. Roma ha fatto anzi un tentativo di renderla diciamo più proporzionale alla qualità ma anche alla disponibilità del turista e all'offerta alberghiera. Allora chiaramente, come diceva poco fa il Presidente della Commissione, per un turista che si può permettere 300 euro a notte, io sinceramente credo che nemmeno se ne accorga né lui né nell'albergo della tassa che noi facciamo pagare. 3 euro è una cosa veramente ridicola rispetto a quello che poi uno andrà a utilizzare come turista, che non è solo la fruizione del bene artistico, ma è anche la fruizione e in qualche modo diciamo l'invasione di una città che ha diritto anche a avere un ritorno che non è solo quello dell'essere aperta ed essere anche ospitale. Allora io penso che è semplicemente una tassa diciamo, che rende uguali a tutti gli altri cittadini diciamo, d'Europa e d'Italia i cittadini romani e ne abbiamo diritto, come ne abbiamo diritto ad essere riconosciuti come capitale. Grazie. Così però, già intervenuto. Sì. Consigliere Patrono, allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Patrono, la prego. Io ho ascoltato, Presidente, attentamente quello che ha detto. Mi auguro soltanto che i turisti che arrivano a Roma rimangano dentro le mura e non vengano al settimo municipio. Perché se vengono al settimo municipio le grandi bellezze nel nostro municipio diventano le grandi schifezze e lei sa meglio di me. Quindi aumentiamo la tassa, come le dicevo prima, signor Presidente, in Germania, che credo che sia una nazione abbastanza forte economicamente, hanno fissato il 5% sul pernottamento, quindi a Parigi sì. 5%? No, è passato adesso. Paghi 15 euro, ma è giusto, ma se pago 100 euro, che mi sembra giusto, saranno 5 euro, non saranno 7 euro. Quindi, vedete, a Parigi hanno fissato a 0,42 euro e 50 al giorno, Alemanno fisso a 2 euro, quindi non è che vogliamo fare, però ripeto, Venezia pure che Venezia... Da 0,30 centesimi, perché ha diviso le sue zone, ha diviso i suoi quartieri in zone, la zona più ricca no, va da 0 a 5 euro, da 0,30 a 5 euro, Presidente, da 0,30 centesimi a 5 euro, quindi vuol dire che se io decido di andare da una parte pagherò 0,30, se vado da un'altra pagherò 3 euro, 5 euro, quello che è. In Italia, a Roma è giusto che è una capitale d'Italia, per carità, però la capitale d'Italia che come diciamo, come input da per incrementare il turismo, fa pagare 7 euro perché è un'incrementazione del turismo questo, però questa è un'ironia, Però le voglio dire, Presidente, lei ha ragione, c'è gente che paga 300 euro, è quella gente che sicuramente rimane all'interno delle mura, sicuramente perché ho detto se minimo salta da San Giovanni, passa un attimo si avvicina a Piazza Re di Roma, dice oddio, ma non è la capitale questa d'Europa, questa è la capitale della mondezza di Roma. Quindi è una cosa impressionante, Presidente. Comunque, detto questo, levando le battute, perché Presidente, non mi dica che non vede che c'ha gli occhi chiusi dal prosciutto, che non vede che il nostro municipio sta facendo schifo, stiamo parlando di turismo, anche nel nostro municipio c'è il turismo, anche all'interno del parco abbiamo gli archi, abbiamo quello che c'abbiamo, abbiamo tante belle bellezze, però signor Presidente, che lei mi dice no, non vede quello che sta succedendo qui intorno, e poi mi dice che bisogna usare il turismo. Il turismo credo che se Roma è la capitale d'Italia, la capitale del mondo, signor Presidente, lascia un po' a desiderare, perché Roma è tutta Roma.
non è soltanto una parte di Roma. Pertanto, per detto questo, noi siamo contrari, perché avremmo preferito magari, invece di una tariffa fissa, una percentuale, che sarebbe stata una cosa più giusta e più idonea. Grazie. Grazie consigliere Patronova. Consigliere Giuliano, prego, 3 minuti. Allora, sono riuscito a fare intervenire il Presidente, quindi sono contento di questo e mi aggancio. Caro Presidente del Municipio, allora, lei non può, visto che fa politica da diverso tempo e quindi conosce perfettamente le dinamiche, o mi dice che era giusta prima ed è giusta adesso sta tassa, o non mi può dire, ma non ho sentito, no, non ho sentito dalla sua bocca, dal suo intervento, che era giusta anche prima e quindi... Il caro, non simpatico, ex sindaco Alemanno aveva fatto la cosa giusta, questo dalla sua bocca non l'ho sentito, ma, esatto, ma siccome bisogna andare oltre e vedere quando uno pensa alla nuvoletta, quindi che ha sopra il cervello, io l'ho letta nella didascalia che aveva sopra, che quindi era contenta. Però lei non mi può fare un ragionamento politico a livello nazionale per rispondermi a livello locale, municipale romano, perché sennò mi induce a dire che... È vero che Roma sopporta, come capitale, sopporta dei pesi enormi, tanto per dirne uno, le centinaia di manifestazioni, no? Che hanno un costo sia dal punto di vista ovviamente dei servizi, della pulizia, ma sia dal punto di vista anche produttivo, perché poi dove vengono effettuate creano... Nel quadrante creano problemi anche dal punto di vista anche logistico commerciale, quindi c'è un fermo, ok? E quindi questa cosa però non è che la possiamo risolvere dicendo che con la tassa di soggiorno comunque possiamo far fronte, è un ragionamento politico ad altri livelli, esempio che il governo Renzi nel salva Roma e quindi nel riconoscere a Roma capitale, città metropolitana, deve fare un riferimento preciso e quindi dei finanziamenti ad hoc per una città di questo tipo, ma non è che possiamo risolvere con la tassa di soggiorno perché siamo stati bravi a fare da 3 a 7 euro, cara Presidente, non mi faccia questo tipo di ragionamento. E poi non è carino che lei e lei discutiamo in pubblico, non è che dobbiamo dire che stiamo abbastanza d'accordo, però non mi faccia queste battute, perché politicamente poi mi stimolano ovviamente degli interventi che vanno al di là ovviamente vanno al di là ovviamente si astiene, favorevole o contrario della battuta comunale, io so tutto, favorevole, contrario, indisponibile, allora. Tutto non può essere, non va bene. No. Ok? Quindi facciamo un ragionamento intelligente per quello che riguarda Roma. Bisogna dire, e chiudo, nella contrarietà totale, che questa tassa di soggiorno c'era, quindi l'abbiamo digerita, Alemanno ha fatto un passaggio dovuto, come è dovuto il passaggio che deve fare Marino, perché se no non ci troviamo, a me queste differenziazioni non mi piacciono. Grazie. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Scusate, però, per favore, altrimenti la segretaria non riescono a contare, per favore, su. Allora. Allora, chi è contrario? Scusate, per favore consiglieri, stanno contando. Allora. Contrario. Allora. Scusate. Allora, chi si astiene? Allora.
Speriamo bene. Allora, la delibera è approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari e l'astensione dei consiglieri Coia e Lozzi.